0,50 è leggermente più basso del costo di produzione, però dal costo di produzione arrivare al prezzo di vendita c'è in mezzo della roba che non si può ignorare. Per noi questo è un progetto non profit, noi abbiamo messo a disposizione la nostra competenza e organizzazione per dare una mano, ma continueremo a farlo sugli altri dispositivi, sull'FFP2, sulle tute, sui camici, continueremo a lavorare con le regioni, con Invitalia, eccetera. Certamente sulle mascherine ci fermeremo, bloccheremo la produzione, perché noi a 0,50 perdiamo soldi. Io non è che nessuno mi può obbligare a perdere soldi. Io ho deciso di non guadagnare, ma cosa diversa è che non è che uno mi può obbligare a perdere soldi, questo non esiste. Temo che nel momento in cui si impone un prezzo che è sotto costo, inevitabilmente il prodotto corretto, certificato, inevitabilmente scompare dal mercato, perché nessuno lo produce più o lo importa più. Gianluca Pavanello è l'amministratore delegato della Macron, azienda italiana produttrice d'abbigliamento sportivo con sede a Bologna, che a fine marzo ha attivato un progetto no profit impegnando le sue fabbriche in Cina per la produzione destinata al mercato italiano di mascherine chirurgiche, ma anche di FFP2, camici e tute protettive, facendo già arrivare finora circa 20 milioni di dispositivi. I destinatari del materiale sono principalmente i servizi sanitari di Emilia-Romagna, Veneto e Campania. Tra i vari controparti con cui lavoriamo, oltre alla sanità di queste regioni, c'è anche Invitalia. Proprio Invitalia, l'agenzia che collabora con la Protezione Civile per la gestione dell'emergenza Covid, Pavanello ha scritto subito dopo la decisione di imporre al pubblico il prezzo di 50 centesimi per le mascherine chirurgiche, annunciando la sospensione della loro produzione perché attualmente insostenibile. Prodotti conformi, certificati in regola, hanno un costo di produzione che è superiore a 0,50, figuriamoci tutta la filiera. Oggi sul mercato c'è di tutto, però se parliamo di cose in regola, certificate, con filati corretti, conformi, con tutte le procedure corrette, un dispositivo di questo tipo, se prodotto in Asia, non può costare meno di 35 centesimi, se prodotto in Italia probabilmente di più. Però una volta prodotto in Asia bisogna portarlo in Italia. Oggi il costo del trasporto dall'Asia all'Italia è 7 volte lo standard, cioè in momenti normali il costo è di 2 euro al chilo, oggi è di 14 euro al chilo. Quindi portare questi dispositivi dall'Asia all'Italia costa 10, 15, 20 centesimi che si aggiungono ai 35 di produzione. Siamo già a 50, oltre 50. Dopodiché questa roba è, in aeroporto. Poi va smistata, va distribuita, questa roba costa, non è gratis smistare e distribuire la merce, portarla nella farmacia di Assago, per dire, no? Deve andare in una piattaforma logistica, essere smistata, essere messa nei cartoni, essere distribuita, c'è una filiera. Quando questa roba arriva nella farmacia di Assago, minimo ci costerà 60-70 centesimi. Dopodiché la farmacia di Assago non è che può venderla a zero margine, perché la farmacia di Assago avrà un affitto da pagare, avrà delle bollette, avrà del personale. Non vogliamo dire che per ogni mascherina margina 10 centesimi, che siamo 80-85, poi c'è l'IVA, che oggi è ancora del 22%, perché al di là delle promesse fatte ormai da settimane, l'IVA è ancora al 22%, che è la prima follia. Quindi la prima cosa che uno avrebbe dovuto fare è eliminare l'IVA. Dopodiché volevamo mettere un tetto, va bene, ma deve essere un tetto congruo in base a quelli che sono gli attuali costi di produzione di filiera. Io dico che un prezzo di 80 più IVA è un prezzo molto basso che fondamentalmente copre i costi della filiera con zero margini per tutti. Noi come azienda stiamo facendo un progetto no profit, però io non è che posso imporre a chi è a valle di noi di fare no profit anche loro, perché non mi risulta che le aziende farmaceutiche, per esempio, lavorino no profit. Io credo che non sia stata fatta un'analisi dei costi corretta e quindi si sia fatta così della politica, uno slogan, si sia voluto in qualche modo buttare di una cifra totalmente irrealistica, oggi non sostenibile. Poi è evidente che adesso si cerca di tenere il punto dicendo che c'è una produzione nazionale. La produzione nazionale fatta bene costa più di 0,50, la produzione. Poi c'è la filiera. E tanto è vero che sono un sacco di aziende italiane arrabbiatissime che si sono in parte riconvertite e che dicono che loro non ci stanno dentro. Nel momento in cui ce n'è più bisogno, perché la fase 2, che sarà una fase molto delicata, perché purtroppo io ho l'impressione che molti pensano che il virus è stato sconfitto, così non è, il virus è lì annidato, che ci aspetta, e se noi non saremo attentissimi tra 2 settimane, tra 3 settimane, saremmo esattamente al punto di partenza. Quindi sarebbe, io credo, molto responsabile obbligare l'uso della mascherina,
Però le macchinine bisogna farle trovare, bisogna farle trovare, bisogna eliminare l'IVA e poi alle categorie più deboli magari bisogna darle gratis. Noi onoreremo ovviamente gli ordini che abbiamo in pancia, rispetto ai quali non sono preoccupato perché è ancora pochissima roba, però sinceramente proprio perché mi era chiaro che fossimo, la situazione si era normalizzata, trovo ancora più fuori luogo questa decisione, perché le mascherine iniziavano ad esserci, iniziavano ad esserci anche prezzi corretti. Io so di moltissime catene di farmacie che vendevano le mascherine sotto l'euro, so di iniziative delle COP sia in Emilia Romagna che in Toscana che vendevano le mascherine sotto l'euro, quindi si stava normalizzando, non c'era bisogno di fare politica, non c'era bisogno di fare un'azione demagogica. Io mi auguro che in questa situazione, con grande serenità, ci si renda conto che evidentemente si è preso una decisione avventata e si possa tornare sui propri passi e definire delle modalità più corrette.